Bentornati, bentornati sul canale e benvenuti a una nuova puntata del nostro calendario dell'avvento. Oggi, come avete letto dal titolo, ci occupiamo dei 10 wow del mese di novembre, ovvero le 10 cose wow del mese passato. Ok, rapidissimo cambio di inquadratura, c'è un sole micidiale oggi, sembra estate più che dicembre, ma tant'è, ce lo prendiamo così e spero che queste facce da sole negli occhi non intralcino troppo. Andiamo a vedere i 10 wow. Nel mese di novembre ho visto 3 serie TV che assolutamente vi devo consigliare. Andiamo con ordine. Ho visto integralmente la prima stagione di The Crown. The Crown è la serie televisiva Netflix dedicata alla... se mi metto così ci sarà un'ombra, però almeno riesco a guardarvi in faccia, perdonatemi. The Crown è la serie televisiva Netflix dedicata alla biografia della regina Elisabetta II d'Inghilterra. Nella prima stagione seguiamo la giovane regina nel momento della morte del padre e quindi della sua improvvisa e inaspettata salita al trono. Mi è piaciuta molto la serie, sono in ansia, in trepidante attesa per il prosieguo, perché chiaramente la storia si interrompe a metà, nel senso che vediamo soltanto il primo anno o i primi 2 anni di regno, quindi è veramente un periodo molto breve. È ben calibrata, le puntate durano circa una 40 di minuti, sono perfette da guardare. Mescolano storia, biopic, un po' di storie romantiche, un po' di storia vera e sicuramente qualcosa di romanzato. C'è la figura di Churchill delineata in maniera egregia. Mi è piaciuto molto, è gestito molto bene anche il personaggio della regina. Bello, bello, sono... Quello che mi ha un po' dispiaciuto è la parte che è stata assegnata a Edward d'Inghilterra e Wally Simpson. Mi è sembrata un po'... Non lo so, io sono una gran fan di questa coppia celebre e sicuramente il punto di vista è molto britannico, quindi loro sono etichettati come i traditori perché lui ha abdicato e ha rinunciato al trono per lei e c'è un po' di astio nei confronti di questa coppia ribelle, però... La serie mi è piaciuta. Seconda serie, guardate integralmente la seconda stagione di Love Sick. Ne abbiamo parlato quest'anno, mi sembra. Sì, sempre quest'anno ne abbiamo parlato, perché è un'altra serie Netflix che avevo molto apprezzato. La prima serie ci raccontava le vicende di Dylan, un ragazzo inglese che scopre di avere la clamidia e inizia a ripercorrere a ritroso la lista delle ragazze con cui ha fatto sesso nell'ultimo periodo per avvisarle della malattia e per invitarle a fare il test. E quindi noi scopriamo tutta la vita di Dylan a ritroso attraverso le donne della sua vita. La seconda stagione prosegue ancora fino a quando, diciamo che alla fine della seconda stagione passato e presente convergono. E però il finale è aperto, quindi aspettiamo la terza stagione per vedere come continua. La terza serie, sempre Netflix, vista questo mese, è una serie meravigliosa. Allora, si chiama Designated Survivor. Praticamente parte da un assunto. La Costituzione americana prevede che nel momento in cui le Camere, il Consiglio, il Presidente e tutto il Congresso sono riunite in assemblea, venga sempre scelto un sopravvissuto designato, Designated Survivor appunto, che si trovi in un posto diverso per sicurezza, una sorta di backup del governo. Bene. Nella primissima puntata noi incontriamo questo delegato alla casa e all'edilizia che è in lotta con il presidente perché vorrebbe un modo di governare diverso. Il presidente, per toglierselo di torno, lo invita a assumere la carica di ambasciatore in Canada e proprio in quella giornata lui scopre che sarà il sopravvissuto designato per lo Stato dell'Unione, che è un grandissimo discorso molto importante che viene trasmesso in televisione e durante il quale il Presidente degli Stati Uniti parla tipo a metà mandato di quello che sta succedendo e avviene a Congresso riunito anche con la Corte Costituzionale. Benissimo, a un certo punto le televisioni impazziscono, il segnale sparisce e quando lui si affaccia alla finestra a Washington scopre che il Congresso è stato vittima di un attentato terribile, è saltato in aria e sono morti tutti.
Quindi lui è il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Così. È carinissimo. Io ho già visto le prime 4 puntate e secondo me sono molto carine e non vedo l'ora di vedere come va avanti. Niente, in questo video non trovo pace, ma vi beccherete un po' di ombra, d'altronde non posso accecarmi, scusatemi. Speravo di registrare con le luci naturali che fosse addirittura meglio, ma no, torneremo ai faretti. 3 prodotti di beauty. Uno è questo, che è un tonico, si chiama Cero Zinc di La Roche-Posay ed è un tonico spray emoliente con una soluzione di zinco solfato all'interno. Va bene anche per gli arrossamenti da pannolino perché il solfato di zinco è altamente cicatrizzante e infatti lo consigliano per il trattamento dell'acne soprattutto in fase di guarigione, ovvero per aiutare la ricicatrizzazione e quindi eliminare le macchie rosse. Mi sta piacendo moltissimo, lo sto usando già da tutto il mese. Niente male. Poi 2 prodotti Human Plus Kind, di cui parleremo ancora più avanti in questo mese, perché vi farò l'aggiornamento dei prodotti presi a Cosmoprof. Questi sono 2 prodotti che io avevo preso a Cosmoprof. Il primo è una BB Cream per pelli chiare, da light a medium, praticamente è un 5 in 1, dice che uniforma il colorito, che copre le imperfezioni, fa un po' da antirughe, idratazione a lunga prolungata e protegge anche dai danni dell'ambiente. Sono 50 ml, a me sta piacendo da pazzi, effettivamente è molto leggera, ma è molto leggera anche da portare sulla pelle e la adoro. L'unica cosa che le manca è l'SPF e quindi lo sto usando in inverno, anche se con questo sole probabilmente dovrei comunque mettere l'SPF sotto. Non ha petrolati, non ha additivi, non è testato sugli animali ed è paraben free. Altro prodotto sempre Human Plus Kind è questa, si chiama Family Remedy ed è un 8 in 1 perfetta per le problematiche della pelle, anche per i bambini, dall'eczema alle bruciature, dalle cicatrici alle smagliature, per moltissime altre cose. Praticamente al suo interno ha gli ingredienti attivi che sono olio di cocco, burro di karité, centella, calendula, olio di avocado, white lily, chickweed che non so cosa sia, tea tree, marshmallow, ebbene sì, estratto di foglia d'oliva, estratto di broccoli e aloe vera, un sacco di roba. È fantastica, ha una profumazione molto verde, se mi passate il termine. Io l'ho usata per una scottatura che avevo sulla mano e mi è piaciuta da pazzi e continuerò a usarla anche per le altre problematiche, tipo dice anche di metterla se vi mangiate le unghie. È un emoliente fantastico, profuma da pazzi e a me è piaciuto moltissimo. Altro wow del mese sono questi, che sono 2 cuscini di H&M presi sul loro sito H&M Home, ma sono bellissimi, scusate, sono fantastici, sono un po' natalizi ma non troppo, hanno la scritta Hope and Love e ho pagato 8 euro di entrambi, cioè spedizione gratuita. Ma sono bellissimi, fanno una figura micidiale sul divano tra l'altro, quindi super yes. Poi ci sono 2 eventi, il primo è l'arrivo di Pino alle mie spalle, perché Pino è con noi già praticamente dal 20 di novembre, quindi è ufficialmente Natale. E il secondo avvenimento invece è sempre il 15 novembre, il primo compleanno del mio nipotino Giovanni. Abbiamo fatto la prima festa di compleanno a cui è stato anche Gregorio, invitato, erano soltanto loro due, che è il figlio della mia migliore amica, però sono stati loro due, hanno giocato, abbiamo mangiato la torta, ci siamo molto divertiti. E chiudiamo con il decimo wow, che come sempre è lo wow di Gregorio. Gregorio, alla veneranda età di 19 mesi, ha scoperto i semafori. Lo ama, cioè lo ama, lo indica, quando è rosso urla, quando diventa verde se non parti fa dei cenni perché devi partire. Gli piacciono da pazzi i semafori e se si è su un marciapiede e c'è un semaforo lì sta fermo, guarda il semaforo e guarda le macchine cosa fanno, se passano, se stanno ferme. I semafori. Bene, questo era tutto per il mio mese di novembre. Vabbè, la luce oggi era così, ce la becchiamo così, anche il fatto che ci sia un novembre così caldo per alcuni potrebbe essere uno wow assoluto, giusto?
bisogna sempre prendere la vita con filosofia. Bene, io vi do appuntamento sempre qui sul canale con nuovi video, domani sempre per il nostro calendario dell'avvento, il mese prossimo con gli uovi di dicembre.